Ciao Tosi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a scoprire il contenuto di questo pacchetto proveniente da AliExpress. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro. E andiamo ad aprire finalmente questo pacchetto che ci ha impiegato quasi 2 mesi. Con una settimana d'anticipo è arrivato. Era da tempo che non facevo video su armoniche a bocca. E questa, come dicevo prima, è stata comprata su AliExpress il 27 dicembre. Oggi, se non sbaglio, è il 17 di febbraio 2017. Speriamo che la tonalità sia quella che desideravo, una in là, proprio classica, classica per suonare in seconda posizione i blues in mi. Vedete che c'è un ottimo imballaggio. Il prezzo di questa armonica è stato all'incirca di 13 euro e dopo in descrizione sotto vi metterò il link di AliExpress del venditore dove l'ho acquistata. Non c'è alcun tipo di sponsorizzazione del venditore perché insomma l'ho comprata con i miei soldi, anche perché insomma è decisamente un buon prezzo, un'armonica a 13 euro. E volevo vedere se questa, che è la East Top, come potete vedere la tonalità è quella giusta, volevo vedere la qualità. Infatti questo è il video unboxing e andiamo ad aprirla, però vorrei fare alcuni video, soprattutto per le armoniche cinesi, con un band test per vedere come si piegano le note, come si piegano le ance quando si eseguono dei bending, perché dicono che le armoniche economiche, e un po' è vero, sono più difficili da piegare o non si piegano perfettamente. Come potete vedere, questa armonica ha un packaging e anche una bella custodia molto professionale. Vedete? È una custodia morbida, però è molto resistente, anche se è una custodia in stoffa nera, con scritto appunto la tonalità dell'armonica con un adesivo, come anche su quelle in plastica, e poi dietro c'è qua un timbrino che però non so il significato perché è scritto in cinese. Qui c'è anche una specie di come si può chiamare? Cioè, si può con questa stoffa qui che è elastica agganciarlo anche ad una cintura e questo è molto comodo. Quindi andiamo ad aprire la cerniera. Come potete vedere, c'è la pezzetta, la pezzuola, che dalle fotografie avevo visto che appunto aveva anche il marchio. Qui ci sono le istruzioni e le istruzioni in questo caso, a differenza della Suzuki Folkmaster che erano scritte in inglese, qua sono scritte, come potete vedere, sono scritte tutte in cinese. E l'armonica, eccola qua. Io spero che si veda il meglio possibile. È molto bella, molto curata e ho scelto quella nera. Anche perché mi sembrava che il marrone del Combe, che non è in legno in questo caso, ma in plastica, fosse, non so, si adattasse meglio, insomma, come accostamento di colori. Vedete, East Top, ed è scritto in, adesso non so se riesco a mettere a fuoco perfettamente, comunque c'è scritto East Top dorato, mentre il venditore mi pare si chiama Weini, per quanto riguarda AliExpress. Abbiamo sia l'indicazione della tonalità a lato, ma anche davanti, quindi non possiamo sbagliare quando la prendiamo in mano. Dorata, veramente, e anche un buon peso, quindi per 13 euro potrebbe essere un'armonica, come si suol dire, con i controcoglioni. Comunque andiamo a dare una soffiata veloce e poi nei prossimi video magari approfondiremo un attimo la conoscenza di questo strumento.
Beh, direi che come volume va molto molto bene e molto molto meglio della Suzuki Folk Master, che può andare bene per lo studio anche se non è un'armonica perfetta. E mentre questa qui sembra che risponda molto bene, adesso sentiamo le ottave. Diciamo che forse è la prima ottava che non è proprio perfetta, però nessuno ci vieta, se si ha un po' di dimestichezza, di aprirla e andare a correggere lievemente la cordatura fine, insomma, dello strumento. Quindi armonica East Top ha un codice particolare che è 008K. Questo è il codice proprio identificativo del modello dell'armonica. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono contento del mio acquisto. Se volete farlo anche voi, vi lascio appunto il link in descrizione e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Così è finita anche la musica. Ciao. Wow!